L'ultimo intervento prima del break, Ivan Pavesio, Ferrero. Ringrazio anche Pavesio per essere presente. Vedo che c'è un allestimento particolare. Senti. Buongiorno a tutti. Io mi occupo di sperimentazione. Sperimentare fa rima con imparare. E quindi vi ringrazio moltissimo perché in questo giorno e mezzo insieme a voi ho fatto un grande esperimento e sto imparando tantissimo. Che cos'è la sperimentazione o cosa ho vissuto io di sperimentazione in Ferrero? Beh, vedo qui gli Unthinkables con tante lampadine, quindi facciamoci aiutare da Thomas Edison, no? Che diceva che il genio è l'1% ispirazione e il 99% sudore. Io credo che si possa trasformare questo in penso che la sperimentazione stia al processo di innovazione come la gravidanza sta al processo di riproduzione. C'è l'1% di ispirazione e poi c'è tutto il resto, no? Quei 9 mesi a seconda della tipologia di animale coinvolto, diciamo così. Io non sono un genio, mia moglie me lo ricorda spesso, e quindi mi occupo di quel 99% di sperimentazione. Come ci sono capitato? Beh, ci sono capitato con un Unthinkable, il mio personale Unthinkable. Quando sono arrivato in Ferrero, sono approdato in Ferrero alla fine degli anni Ottanta, io avevo fatto due esperienze, a mio avviso, estremamente importanti e qualificanti. Avevo lavorato nel marketing di una delle più grandi aziende dei beni di largo consumo, multinazionale. E poi mi ero occupato di consulenza in una delle più importanti società di consulenza strategica al mondo. Sono arrivato quindi in Ferrero estremamente preparato dal punto di vista dei numeri, della lettura dei mercati, del contesto competitivo. Mi ero preparato. Ero pronto a rispondere, no, alle domande insidiose a volte per capire quanto sai, chi sei. E io fui assunto come assistente di uno dei top manager più vicini alla famiglia Ferrero, in particolare a Michele Ferrero, il fondatore della Ferrero. Caso volle che la prima sera del mio primo giorno in Ferrero mi trovavo nell'ufficio del mio capo e entrò nell'ufficio Michele Ferrero. Io gli venni presentato e lui mi chiese che cosa sapevo e che cosa avevo capito della Ferrero. Ebbene, questo fu il mio primo Unthinkable perché c'erano lì, io avevo le mie slide che fremevano, volevano uscire fuori, far leggere i numeri, far vedere quanto sapevo dei prodotti, dei mercati, delle categorie. E invece, e vi assicuro, per un ex consulente, questo è davvero un Unthinkable, riuscii a stare zitto. E questo mi permise un Unthinkable ancora più grande, che fu quello di essere invitato per capire. Il signor Michele disse: ma questo non ha capito niente, quindi facciamogli capire qualcosa. E quindi mi fece invitare a partecipare alle riunioni nella stanza dell'innovazione, nella stanza del pensiero creativo. E lì finalmente potei smettere un po' i panni per cui mi ero preparato e mi si aprì un mondo che era il mondo di come si crea e come si innova in Ferrero. E lì cercai di imparare qualcosa, cercai di capire. Mi si aprirono un po' quegli spazi che mi permettevano di iniziare a intuire quali erano i valori, lo spirito, i principi che hanno e continuano ad ispirare quella serie di magie a cui Ferrero fino ad oggi ci ha abituati. Quanto bene ci ha fatto la Ferrero? Perché quante cose ci ha fatto a noi, soprattutto nella nostra generazione. Ferrero, credo che si chiami Michele, ha inventato gli ovetti Kinder, ci ha inventato. Quando, guarda, vedi, vedi,
quando le sorprese uno le vedeva solo a Pasqua. Ferrero, Michele Ferrero di Torino fa, no, ma basta là, io bambino bisogna fargli la sorpresa. Lui vide un giocattolino piccolo e fece così, si mette un po' di cioccolata, lo trasforma in ovetto, vai, i Kinder. E ora, signori, devo farvi una domanda. Una domanda da veramente, voglio le luci in sala per questa domanda che devo fare a questo meraviglioso pubblico qui a Piazzale Claudio. Chi di voi almeno una volta nella vita abbia mangiato una fetta di pane con la Nutella, alzi la mano. Minchia ragazzi, questo anche l'antitrust ha alzato la mano, ha alzato la mano. Io voglio fare una domanda a tutte le mamme qui presenti in sala. Perché, mamme, quando compravate la Nutella, perché la nascondevate? Che la compravi a fare, mamma, la Nutella, se poi la nascondevi? Mamma Nutella, no! Oggi pomeriggio a mamma ti fa un pane da Nutella. Ma oggi pomeriggio tu va bene, te ne andavi e le mamme caricavano il dito. Addirittura c'erano quelli che facevano la colata, che era questa qua, guarda, oh, e poi. Hai capito? Poi facevano il panino con la Nutella a noi, prendevano una fetta di pane, il coltello quello piatto, quello senza seghetta, facevano così. E la, ed erano bravissime, perché una fetta di pane bianco lo coloravano di marrone, che sembrava una fetta di pane integrale, ci vado, ha fatto il pane integrale. Ecco perché volevo parlare di Ferrero, perché la Nutella non è solo una cosa da mangiare, è proprio un ricordo, è tutto un mondo. Poi, quest'uomo si chiama, credo, Michele di nome, vero? Michele Ferrero, un uomo geniale, che si mangia una ciliegia? Poi ci mette un po' di whisky, ci mette la cioccolata, moscerì, geniale, che si beve una tazzina di caffè. Che coffee, pazzesco. Tutto, qualsiasi cosa lui tocca gli viene l'idea. E lì scoprì anche il primo unthinkable della Ferrero. E questo l'unthinkable della Ferrero. Ferrero è cominciata con le nocciole. Ferrero è nata nel 1946. Nel primo dopoguerra, quando il cacao era prezioso, era una rarità, il cacao non si poteva, la gente non si poteva permettere di comprare il cacao. E allora ecco l'idea di cercare di sostituire il più possibile il cacao, accompagnarlo con un prodotto che invece è tipico e locale delle Langhe, che è il paese Alba dove è nata la Ferrero. E l'unthinkable è che una società nata per portare le nocciole nel cioccolato oggi è il quarto produttore mondiale di cioccolato e uno dei più grandi produttori di giocattoli. E tutto è cominciato da una nocciola, potremmo dire. E dietro quella nocciola ci sono un sacco di valori. C'è il modo di lavorare Ferrero, c'è l'approccio alla qualità, l'ossessione per la qualità. Durante le pause caffè, credo siano passati delle ciotole con delle nocciole. Quelle nocciole sono le nocciole che sono state prese per la produzione del Ferrero Rocher. Sono le nocciole che vanno all'interno del Ferrero Rocher. Non sono nocciole qualsiasi, sono frutto di una selezione maniacale che seleziona solo una quantità minima di nocciole di estrema qualità, che sono quelle adatte per caratteristiche organolettiche, fragranze, eccetera, a andare nel Ferrero Rocher. Non sono tostate, noi diciamo sono fragranzate, perché la tostatura brucia, tra virgolette, è un fatto passivo. La fragranzatura esalta la fragranza delle nocciole. Dietro questo c'è il concetto di innovazione in Ferrero.
di cui raccontavo, che parte da, secondo me, un presupposto importante, quello che io chiamo il dilemma dell'innovazione. Qual è il dilemma dell'innovazione? Che il tasso di fallimento medio dei prodotti lanciati ogni anno sul mercato è di circa il 95%. Cosa intendo per tasso di fallimento medio? Quanti prodotti dopo due o tre anni dal lancio non sono più presenti sul mercato? Quindi non sono presenti nel medio e lungo termine. Non sono pertanto granché innovativi, sono un po' di breve termine, lasciatemi dire, se non parliamo della tecnologia, ovviamente dell'alta tecnologia, dove il ciclo di vita ha tutti altri ritmi. Nel nostro mondo non è così. D'altra parte, però, qualche anno fa si è chiesto ai CEO se pensano che i propri brand diano e creino una migliore esperienza al consumatore. Cioè, in ultima istanza, se pensano che i loro brand in qualche modo apportino innovatività. L'80% dei CEO ha risposto di sì. Beh, dovremmo anche concentrarci su quel 20%, perché o sono estremamente onesti o non hanno capito la domanda, non so, hanno risposto no e quindi va bene. La cosa interessante è che cosa risponde il consumatore se gli facciamo la stessa domanda. L'8% dei consumatori sono d'accordo con loro. Stessa domanda su stesse categorie di prodotto. Che cosa significa questo? Beh, per me e per quello che ho imparato dall'approccio che abbiamo in Ferrero all'innovazione significa una cosa molto semplice. Non chiediamo a noi stessi se siamo innovativi. Siamo le persone meno qualificate per dare una risposta. Perché siamo parte in causa, perché c'è un evidente conflitto di interessi, perché rappresentiamo in minima parte il consumatore medio. A chi bisogna chiederlo? Al consumatore, che spesso non lo sa. E quindi non bisogna chiederglielo in maniera esplicita, ma bisogna avere l'umiltà e la pazienza di ascoltarlo. Questo è un altro dei grossi messaggi che io ho imparato in quella stanza dell'innovazione. L'umiltà. Non l'ho neanche scritto, perché solo scriverlo è poco umile. Ma l'umiltà e la pazienza di ascoltare il consumatore e di capire come cambia e come evolve. Beh, uno dirà, voi vi occupate con molti prodotti di ragazzi, i bambini, lo sappiamo, sono sempre gli stessi. Beh, vediamo. Come ti chiami? Matteo. Mi chiamo Nicolò. In che anno sei nato? Nel 1966. Sono nato nel 2001. Dove vivi? A Torino. Vivo a Torino. Chi ti porta a scuola? La mamma. Dipende. La mamma, il papà o la tata. Mangi a scuola? No. Sì, esco da scuola alle 4:30. Chi ti viene a prendere quando esci? La mamma. Dipende. O la tata o i nonni. Cosa fai nel pomeriggio? Faccio i compiti con la mamma. Nel pomeriggio ascolta la musica, gioco alla Play. Oppure gioco alla Wii o guardo un po' di cartoni. E poi? E dopo faccio i tuoi compiti con i nonni. Scendo in cortile a giocare con i miei amici. Che giochi fai? Vado a giocare a nascondino, a celai, a palla, in bici. E alla sera? E la sera mangio sul divano guardando i cartoni e quando arrivano papà e mamma finisco di mangiare insieme a loro. E la sera aspetto che papà torni dal lavoro e poi mangiamo tutti insieme. Quando vai a dormire? Dopo Carasello. Dopo i cartoni quando sonno. Allora non sono proprio gli stessi consumatori e continuano a evolvere, ma qualcosa li accomuna. Provate a fare questo rumore al bambino di 30 anni fa e al bambino di oggi mentre gioca alla Wii. Si interrompono, di sicuro, perché qualcosa continua ad accomunarli e questo è il nostro despite the growth. Prodotti maturi che devono continuare a soddisfare i bisogni di consumatori che sono sempre diversi. Kinder Sorpresa è stato lanciato nel 1974
e Kinder Cioccolato addirittura nel 68. Quindi prodotti che sicuramente ormai sono maturi e che devono, ripeto, continuare a evolvere con il consumatore, mantenendo la loro identità. Questo è di Spider Growth dal punto di vista dell'ascolto del consumatore. Anche la Nutella, che siamo abituati a vedere così moderna, così iconica, perché questa ormai è l'immagine che noi abbiamo della Nutella. Ma la Nutella è nata nel 1964 come Nutella, ma esisteva ancora prima e non si chiamava neanche Nutella. Ed era qualcosa che parlava ad un consumatore totalmente diverso da oggi. Volete vedere cos'era la Nutella prima di chiamarsi Nutella? Era una cosa del genere. Si spalma sul pane, si spalma, e soddisfatti poi la si mangia. Ah sì, super crema Ferrero. Si spalma sul pane, si spalma, oh che delizia, si mangia ancora. Ah sì, super crema Ferrero. Spalmata sopra il pane, formidabile, esquisitissima e nutrientissima. I grandi ripiccini insieme esclamano, oh super crema, che gran bontà. Super crema Ferrero, è sana, è tutto zucchero, nocciole, latte e gusto di cacao. Una delizia da spalmare sul pane. Ferrero, davvero, davvero, la nostra vita più dolce fa. Parlava ovviamente a consumatori totalmente diversi, portava e veicolava messaggi totalmente diversi. Inseguiva, o meglio anticipava, che è quanto cerchiamo di fare nell'innovazione in Ferrero, anticipava dei bisogni del consumatore che erano ovviamente diversi da quelli di oggi. Diversi da oggi per tempo, per tipologia di consumatore e sempre più oggi per tipologia di geografia. Un altro unthinkable interessante di carattere geografico, forse qualcuno di voi l'ha letto sugli organi di informazione. Le isole Samoa sono lungo la direttrice, la linea immaginaria che divide la time zone, l'international time zone, cioè da una parte siamo un giorno, dall'altra il giorno successivo. Questa linea fu disegnata circa 100 anni fa ed è un po' zizzagante perché ciascuna area geografica scelse da che parte stare. Le isole Samoa 130 anni fa scelsero di avere questa international date line e quindi decisero di stare dalla parte degli Stati Uniti. Perché? Perché se viene del turismo probabilmente viene di là. Qualche mese fa le isole Samoa hanno chiesto di spostarsi dall'altra parte, perché adesso vogliono stare dalla parte della Cina. Probabilmente pensano che da quella parte può venire il maggiore flusso turistico rispetto a prima. Ecco, il fatto interessante è che in mercati lontani come questo la Ferrero c'è da parecchio tempo, perché noi siamo arrivati in Australia nel 1974 addirittura, o siamo arrivati negli Stati Uniti nel 1969, dove il Tic Tac è leader di mercato, ancora oggi. In Centro America e in Sud America negli anni 70 e anni 90. Qui che cos'è di nuovo la sfida? La sfida è che in questi mercati sta di nuovo cambiando il consumatore e quindi dobbiamo capire come mantenere posizioni di leadership, ad esempio ad Hong Kong. Hong Kong è il paese con il più alto consumo pro capite al mondo di Ferrero Rocher. Ma anche lì il consumatore sta cambiando, il mercato non è solo più Hong Kong ma è la grande Cina. E come ha deciso un altro unthinkable, io penso, Ferrero di entrare in questi mercati? Beh, con un approccio che si chiama imprese sociali. Ferrero entra nei mercati in via di sviluppo con piccoli insediamenti produttivi, piccolissimi spesso, ma molto flessibili, capaci di crescere rapidamente, che permettono di insediarsi in questi paesi e soprattutto di radicarsi sul territorio secondo lo stesso modello che è stato provato con successo e vissuto con successo ad Alba e nel territorio delle Langhe e poi in svariati altri paesi. Una quota parte del fatturato di queste imprese nei mercati
emergenti e in via di sviluppo, fatturato, sottolineo, non profitti, perché nei primi anni potrebbero anche non arrivare, una quota parte di questo fatturato viene destinata appunto a imprese sociali, nell'ambito educativo, culturale, di sviluppo, della sanità, eccetera. Questo, di nuovo, come Unthinkable, è il modo con cui Ferrero approccia i nuovi mercati e cerca di radicarsi sul territorio, entrare in punta di piedi e poi crescere in essi. Chiuderei dicendo che forse il grande messaggio di sintesi che ho provato a raccogliere da quella stanza dell'innovazione è: la creatività come lavoro insieme. Michele Ferrero non lavora mai da solo, la creatività è frutto di collaborazione e di brainstorming continuo, di group genius, quindi la trasformazione di un'idea e di una genialità individuale in qualcosa che è organizzativo, e soprattutto il messaggio che Ferrero ha sempre portato dentro di sé, della capacità e della convinzione di potercela fare e che non è vero che non ce la possiamo fare. Questo ha permesso ad un'impresa che è partita da un territorio molto localizzato, quello delle Langhe, oggi di essere quell'impresa di cui vi ho accennato. Questo è il sogno da cui Ferrero è partito, questo è quanto oggi penso abbia davvero messo sul territorio e continui a diffondere, pensando di potercela davvero fare. Grazie ancora per la vostra attenzione. Grazie. Questo lo prendo io. Prenda tre, così trova almeno un barbapapà. Va bene, grazie. Adesso li faccio volare. Due veloci indicazioni prima di andare a lavorare nei gruppi. Beh, direi che tutto quanto ci è stato detto adesso da Ivan Pavesio si riassume poi nelle ultime sue parole, quindi continuare a sognare. Mi è piaciuto molto il tema di ascoltare il consumatore, un consumatore che a volte pensiamo sia lo stesso e invece è molto diverso. Il fatto che possiamo fare e diciamo questa cultura della ferrerità che ancora una volta riporta al senso d'appartenenza all'istituzione. Ora, come di consueto, noi ci muoviamo, ormai la meccanica la conoscete, quindi usciremo per il terzo workshop. Ecco, questo è dedicato a mettere assieme due prospettive, una prospettiva che è stata in parte citata del despite, cioè del nonostante che cosa, e quella del through, cioè proprio attraverso che cosa. Abbiamo visto in molte delle nostre presentazioni questo tema dell'antitesi, no? Quindi a volte della contraddizione, la crisi o la redistribuzione, la delocalizzazione, ci parlava ieri Marchionne, e l'esigenza di creare valore sul territorio di origine, il fatto di voler innovare in un contesto apparentemente in cui è quasi impossibile innovare.